Carissimi ragazzi e ragazzi in ascolto, benvenuti a Sportfutura di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio a tutti, ben ritrovati sulla frequenza della nostra carissima radio, da Leonardo Maria Pompei, per una nuova puntata di Spazio Giovane. Siamo, come sappiamo, stiamo proseguendo nel nostro itinerario di catechesi sulla Divina Volontà, in questo viaggio, in questo mondo tutto divino, che il nostro Signore si è degnato di far conoscere e di rivelare attraverso Luisa di Carreta. Ricorderemo che la volta scorsa abbiamo fatto dei passi ulteriori in questo divino mondo, andando ad approfondire insieme, sempre nell'ambito del terzo della terza sezione di queste catechesi che stiamo facendo, vi ricordo, adesso si tratta del vedere come poter vivere il dono della Divina Volontà in noi. La volta scorsa, vi dicevo, abbiamo visto e accennato il tema della fusione con la Divina Volontà. Dopo aver visto l'atto preventivo, abbiamo fatto un po' una preparazione all'argomento fondamentale, a uno, diciamo così, dei clou di questo itinerario catechetico, perché la vita nella Divina Volontà comporta il vivere in stato di fusione con essa. Fusione è un termine grande, vuol dire che da due si diventa una cosa sola, quindi vuol dire che c'è una trasformazione quasi ontologica. Certamente noi rimaniamo noi, ma i nostri atti, abbiamo visto, assumono una valenza e un valore trasfigurato, diverso, ecco, divino. Quindi oggi volevo anzitutto con voi, dato che abbiamo fatto una puntata preparatoria che spero sia stata sufficiente, leggere, perché esiste un atto di fusione. Chiaramente la fusione con la Divina Volontà, quando si parla di fusione con la Divina Volontà, bisogna, come dire, distinguere alcuni ambiti, no? Cercherò di farlo brevemente. Allora, c'è un atto, d'accordo, che si recita. L'atto di fusione è una preghiera scritta, d'accordo, le cui origini vengono dagli scritti di Luisa, ed è appunto una preghiera finalizzata ad ottenere la fusione con il Divin Volere. Così come l'atto preventivo è una preghiera articolata e poi viene richiamato alla nostra memoria con gli atti attuali, così l'atto di fusione può essere anche molto semplicemente, e specialmente quando abbiamo necessità di rinnovarlo durante la giornata, essere rinnovato con un semplicissimo atto. Basta dire Divina Volontà, io mi fondo in te, fondimi in te ed io mi fondo in te, è una cosa molto molto semplice. E questo, diciamo che è un atto breve. Poi però la fusione con la Divina Volontà, oltre che essere appunto una preghiera ed un atto, deve essere perseguita, cioè le nostre azioni libere e coscienti devono compiersi in stato di fusione con la Divina Volontà, cioè non devo muovere un passo cosciente fuori degli ambiti del suo volere. Infine, la fusione con la Divina Volontà è un dono da implorare, un dono mistico, un dono straordinario. E io non lo so se, allo stato delle mie conoscenze attuali, si possa concepire o si possa ritenere che esista un dono più grande di questo. Ho qualche dubbio. Ecco, però è veramente qualcosa di straordinario, perché non c'è, cioè, chi ha vissuto in stato di fusione ininterrotta con la Divina Volontà sulla terra, ininterrottamente è stata la Madonna. Quindi non c'è vita tanto nobile quanto quella che si compie in stato di ininterrotta fusione con la Divina Volontà. Ecco perché non esiste niente di più bello, non esiste niente di più grande, non esiste niente di più desiderabile di questo. Perché la Divina Volontà è Dio, ecco.
E nella Divina Volontà sono contenuti tutti i tesori, tutti gli attributi, tutte le ricchezze, tutta la felicità, tutta la grazia, tutto ciò che Dio è e tutto ciò che Dio fa. Ecco, quindi è qualcosa di veramente. Teniamo anche presente una cosa molto importante, che la Divina Volontà, Gesù in persona, la Madonna in persona, bramano questa fusione quasi più di quanto la bramiamo noi, perché vivere in stato di fusione con la Divina Volontà significa, rivivere certamente in condizione non identica ma analoga ciò che abbiamo vissuto nell'Eden, d'accordo? Gli effetti e i frutti di questo mondo davvero straordinario si percepiscono. Qualcosa si percepisce, la pace si percepisce, la gioia si percepisce, quel senso, come dire, di profonda e pacifica, veramente quiete, calma, quasi imperturbabilità, non nel senso che uno non ha più nessuna reazione, no? Ma nel senso che il turbamento, c'è uno scritto molto bello nel secondo volume che parla proprio di questo qui, turbamento che ogni volta che noi siamo turbati siamo sempre sicuramente fuori del divin volere, sempre. Quindi ogni volta che dentro la nostra anima si affaccia il turbamento in qualunque forma e per qualunque motivo esso arrivi, puoi stare sicurissimo che lì Dio non c'è. Non c'è, d'accordo? Non c'è. Quando si comincia a vivere nella Divina Volontà, come dire, a entrare in questo processo, d'accordo? Io parlo sempre di, perché nessuno di noi può avere la certezza di stare a vivere nella Divina Volontà. Quello che possiamo, di cui possiamo essere certi è se lo vogliamo, se ci lavoriamo, se ci formiamo, se ampliamo le nostre conoscenze, se ci sforziamo di farlo, se questo è l'oggetto primo e profondo dei nostri desideri. Guardate che si trova negli scritti di Luisa, ma io ne sono fermissimamente convinto, cioè nessuno può vivere questo paradiso sulla terra se non l'abbia desiderato con tutto il cuore, chiesto con tutto il cuore. E veramente come il tesoro, come le parabole di Gesù nel Vangelo, no? La perla preziosa, il tesoro nascosto. Questo veramente si addicono tanto queste parabole al mondo della Divina Volontà, specialmente quella del tesoro nascosto. Immaginate una persona che un giorno va su internet e si trova una catechesi sulla Divina Volontà e dice: che cos'è sta roba? Comunque, perché il tesoro nascosto uno lo trova per sbaglio, non è che stava andando in cerca, no? Va, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, capite? Cioè, questo è un pochino, in parte, mi perdono, cioè, mi perdonerete, quello che in parte è successo a me, o meglio, forse a me è successo quell'altro esempio, il mercante che va in cerca di perle di grande valore, no? Perché il mercante che va in cerca è una persona che sta, come dire, che sta già in cammino, no? Che sta muovendosi e che certamente cerca. Noi siamo in cammino, quindi quando una persona ama il Signore, io veramente per tanti anni ho cercato, 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 ho letto tantissime cose. Perché desideravo vivere poveramente, insomma, cioè, sapere anche, no? Come si fa a vivere in comunione profonda con Gesù, in comunione profonda con la Madonna, con gli scritti di Montfort, le consacrazioni, quindi un cammino, una ricerca che è iniziata e che non è mai finito, io, come vi ho detto e come non mi stancherò di ripetere, vita naturale durante, alla terza, quarta meditazione della Vergine Maria al regno della Divina Volontà, sono rimasto folgorato. Quindi per me è stata un po' in parte la perla, un po' in parte il tesoro nascosto, perché la perla sì, io ero in ricerca, però questo dono della Divina Volontà mi è arrivato tra le mani, come dire, in maniera completamente sorprendente e inaspettata. Quindi non posso fare altro, ecco, che continuare a ringraziare il Signore e a benedire il Signore per questo tempo che sto vivendo e che mi sembra veramente, in parte ancora, un sogno. Io quando la sera leggo qualcuno di questi scritti, insomma, quando sto in santa pace in questo splendido luogo, cioè, io continuo a leggere perché a
voglia, prima che leggere tutti quanti, insomma, mi sto anche imbarcando in queste catechesi, essendo, ripeto, ho letto delle cose, ma non ho la conoscenza proprio, non posso dire di aver letto tutti i 36 volumi riga per riga, non è così. Credo di aver capito i passaggi fondamentali, quindi per questo che posso parlare in questo modo, però tutto non lo so, ma ogni volta che leggo qualcosa, cioè, quando una persona diventa un sacerdote, capite? Uno che ha letto tanto, ha sentito tante prediche, è stato in seminario, quindi ne ha sentite da tutti i colori. Cioè, a me semplicemente, cioè, proprio da un punto di vista oggettivo, è difficile trovare qualche cosa che per me sia interessante, d'accordo? Ma non è perché uno vuole avere il palato difficile, perché ne ha sentite talmente tante che trovare, insomma, una cosa che sia vincente, che ti coinvolga, che ti interessi, insomma, che ti susciti, non è una cosa tanto, tanto, tanto semplice. Io questo tutti i santi giorni. Lo posso testimoniare, insomma, davanti a Dio, non passa giornata. Per cui, cioè, ne vale la pena. Allora, troppe chiacchiere, leggiamo l'atto di fusione e poi lo commentiamo insieme. Gesù, fonditi in me ed io mi fondo in te. Gesù, facciamo tutto insieme. Fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri e nell'amore, per potermi fondere nei desideri, nella volontà e nell'amore di tutte le creature, affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere. E poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle tue, per potermi fondere in tutte le particelle delle creature, per darti per tutte quell'amore, quella gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano. E ti chiedo di suggellare questo mio atto, o Gesù, con la tua benedizione. Per me e per tutti. Vita mia, Gesù, mi fondo tutto nella tua santissima umanità e divinità, parte per parte, perché la tua umanità ha per centro di vita la divina volontà, e chi vive in essa vive in questo centro, diffondendo luce dovunque e a tutti. Fondo quindi, mio Gesù, la mia intelligenza nella tua intelligenza, la mia memoria nella tua memoria, la mia volontà nella tua divina volontà. Fondo il mio sguardo nel tuo sguardo, il mio olfatto nel tuo, Gesù, la mia voce nella tua voce, il mio udito nel tuo. Fondo le mie mani e le mie opere nelle tue mani e nelle tue opere, il mio palpito e respiro nel tuo palpito e respiro, e la circolazione del mio sangue nella circolazione del tuo sangue, o mio amato Gesù. Questo è l'atto di fusione, è bellissimo a mio avviso. Anticipo subito che identico atto, quindi l'atto di fusione ha come, diciamo così, termine prossimo la santissima umanità di Gesù. Mi fondo tutto nella tua santissima umanità e divinità, perché la tua umanità ha per centro di vita la divina volontà. No, dobbiamo richiamare alla memoria cosa faceva Gesù quando era sulla terra. È per questo che è stato per 30 anni nascosto. Gesù è stato non solo il redentore dei peccati, cioè la redenzione è opera che serve a distruggere il male che l'uomo ha fatto. Come si fa a distruggere il male che l'uomo ha fatto? Con la passione e la morte cruente offerte per amore, quindi con la sofferenza. Passione, ecco che qui io straraccomando quel capolavoro che sono le ore della passione, anche qui. Amici miei, io ho cominciato a pregare tutti i giorni, ma anche quello è un appuntamento, come dire, agognato, perché ogni volta che poi uno rifà un'ora è tantissima roba, capite? Cioè, per esempio, in alcune ore della passione dove Gesù dice la mia passione adesso, e quando spiega che i flagelli, cioè, non sono flagelli di sangue, ma sono flagelli di fuoco, no? E Gesù spiega, guarda che io ho vissuto per 33 anni la passione, e la violenza inaudita, che tra l'altro lì emerge a tinte molto 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 definite, anche molto molto crude,
Ma questo non è niente in confronto alla passione, cioè ai flagelli di fuoco, alle spine di fuoco, ai chiodi di fuoco che ho sempre vissuto. Comunque, le sofferenze e la passione erano finalizzate all'opera della redenzione, però, capite, il problema è che con Adamo, con il peccato di Adamo, erano sorti due problemi, non uno, due, adesso lo sappiamo. Il peccato è il principale. Infatti l'opera della redenzione, ma c'è stato un altro problema, cioè che tutta la razza umana non ha più fatto, e non lo stanno facendo neanche adesso la stragrande maggioranza dei mortali, non solo non ha fatto quello che Dio voleva, perché peccare è non fare più la volontà di Dio, ma non lo ha fatto, attenzione, come Dio voleva, perché tutti gli atti di Adamo prima del peccato d'origine erano uniti alla divina volontà, erano stato di fusione, erano atti divini, perché a Dio non si presentano atti semplicemente umani, perché non sono degni di Lui. A Dio si presentano atti divini, degni di Lui, fusi con la sua volontà, capaci di poter essere offerti all'Altissimo, di cui se ne compiace, perché non sono nostri, ma sono i Suoi. Noi ne siamo semplicemente, come dire, uno strumento, d'accordo? E un atto nel suo volere, oltre a dare gloria infinita a lui, dà infinito godimento a noi. Allora, cosa ha fatto la Santissima Madre di Gesù? Allora, si fa subito a capire. Quanti uomini sono campati da Adamo fino a Gesù? Punto interrogativo. Tanti, no? Allora, cosa hanno fatto questi? Hanno fatto un sacco di peccati, e questi andavano espiati e riparati. C'è la passione, come dire, di cruenta, e la passione mistica che Gesù ha vissuto per tutta la sua esistenza. Ma c'è anche un altro problema. Anche gli atti indifferenti, cioè questi uomini hanno respirato, giusto? Hanno dormito, hanno mangiato, hanno camminato, hanno passeggiato, sono andati a cavallo, che ne so, capite? E poi hanno fatto anche delle cose positive, cioè non è che 24 ore su 24 ore, ogni secondo ininterrotto, hanno fatto solo sempre, comunque sempre peccati, d'accordo? Qualcosa del buono forse l'hanno accucchiato. Allora, gli atti indifferenti e gli atti positivi, fate attenzione, andavano tutti rifatti, e l'ha fatto Gesù. Cioè, tutti i sonni degli uomini che sono stati dormiti senza fusione nella volontà sono stati da Gesù riparati, cioè nel senso che ogni sonno che Gesù ha vissuto, lo ha vissuto fuso con la divina volontà, non solo per farlo lui, questo atto, ma in quanto mediatore del genere umano, per attraverso i suoi sonni compiuti nel divin volere, riparare a tutti i sonni nel divin volere non compiuti nella divina volontà. Spero che sto riuscendo a farmi capire, che sto riuscendo a spiegarmi. Non comprendere questo passaggio significa non comprendere un punto fondamentalissimo della vita nel divin volere. Quindi Gesù ha rifatto tutte queste cose. Questi atti sono tutti quanti stati fatti da Gesù e sono a nostra disposizione, perché unendoci e fondendosi con l'umanità di Gesù, quegli atti diventano nostri. E quindi la mia umanità, attenzione, la mia umanità di me, Don Leonardo Maria Pompei, che vive nel 1900, che è nato nel 1971 e morirà quando Dio vorrà, d'accordo? La mia umanità ora sulla terra, se si fonde con l'umanità santissima di Gesù in questo modo, in questo senso, io continuamente offro al Padre in riparazione tutta quella serie di atti, lavoro, il respiro, il palpito, la circolazione del mio sangue, eccetera, eccetera, fuso con il divin volere a nome di tutto il genere umano, perché quando noi ci fondiamo con la divina volontà, immediatamente entriamo in questo atto unico che copre, diciamo così, simultaneamente tutto il tempo, tutto lo spazio e tutta la storia. È un attimo, è un atto, ma nel divin volere diventa eterno, infinito e immenso. Io spero di essere stato chiaro, per questo che è così importante, non solo per noi, qui entra una dimensione fondamentalissima, no? Allora, un passaggio importantissimo. Cioè, vivere in stato di fusione con il divin volere non è un fatto che consente solo a me di dare la massima gloria possibile a Dio. Non esiste gloria più grande che potrei dargli. E
quindi di meritare immensamente, anche al suo cospetto, Gesù usa parole molto molto forti, dice che quelli che sono nella mia volontà andranno al di là dei più grandi santi che sono mai stati pensati e esistiti, lo dice lui. Tutto sta a vedere se noi ci stiamo in quest'ottica, d'accordo? Al 100%, non semplicemente facendo qualche atto, ma facendo tutta la vita nella divina volontà. Ma questo è quello che dice Gesù. È roba grossa. Però nel divin volere, questi stessi atti offrono a Dio una riparazione piena e completa. Il tema della riparazione è un tema fondamentalissimo nel divin volere. Perché Gesù, ripeto, è stato 30 anni in vita nascosta a fare cosa? A mangiare nella divina volontà, a dormire nella divina volontà, a lavorare nella divina volontà, a parlare nella divina volontà, a lasciare che il suo sangue scorresse nelle sue vene nella divina volontà, che il suo cuore battesse nella divina volontà, che le sue cellule, d'accordo, vivessero, perché noi abbiamo una montagna di cellule nel corpo umano, nella divina volontà, tutte. Eccetera, 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 eccetera. A lavarsi, Gesù si lavava certamente, certamente, a vestirsi nella divina volontà, a svestirsi nella divina volontà, d'accordo? A muoversi nella divina volontà, a gesticolare nella divina volontà, a guardare nella divina volontà, ad udire nella divina volontà. E quando faceva queste cose in maniera perfettamente cosciente, come era la seconda persona dell'Altissima Trinità, lui continuamente stava in atto di offerta al Padre per dire: guarda, riparo io, rifaccio io questi atti che gli uomini non hanno fatto, te li rifaccio io e ti offro per essi tutta quanta la gloria infinita che le omissioni degli uomini e la tragedia del peccato originale ha impedito di poter compiere. Cioè, ecco, questo è un aspetto che ci fa cogliere una dimensione della vita terrena di Gesù che senza l'apporto di questa rivelazione io l'avrei ignorata. Cioè, di così che ha fatto nei 30 anni di vita nascosta Gesù, sì, ha pregato, ha lavorato, simbolicamente ha fatto comprendere il primato della vita interiore su quella esteriore, altrimenti non sarebbe stato tutto questo tempo nascosto, ma avrebbe predicato di più. Ma io che avesse fatto anche queste cose non mi passava neanche per l'anticamera del cervello. Allora, vivere nella divina volontà, vedete, comincia quest'atto. Gesù, fonditi in me ed io mi fondo in te. Attenzione a questa parola. Gesù, facciamo tutto insieme. Tutto insieme. Nulla deve essere fatto da me da solo. Ripeto, si può scegliere o Gesù o la Madonna, perché la santissima umanità di Maria Santissima è stata l'unica a vivere in stato di ininterrotta fusione con la divina volontà. E la Madonna Gesù ce l'ha donata dalla croce: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. La consacrazione totus tuus fa diventare la divina Maria veramente mia, non per scherzo. La Madonna sta in stato di offerta, sta in stato di donazione, capite? Quindi io posso realizzare esattamente la stessa identica cosa con la Madonna. Si può anche traslitterare, traslare questo atto di fusione, a mio modestissimo avviso, questa è una cosa, un mio pensiero personale, sostituendo Gesù con Maria e adattandolo leggermente, tranquillamente. Allora, facciamo, capite, significa tutto insieme, tutto, non qualcosa. Sto facendo la catechesi, vabbè, abbiamo fatto piena di volontà nel mio parlare, sperando che qualcuno possa essere toccato da queste mie parole. Non solo quello, tutto, anche un passo, anche un gesto. Fondiamoci a vicenda: dov'è che dobbiamo trovare la fusione? Anzitutto nella volontà. La sua volontà deve diventare la mia volontà. Voi immaginate. Che bomba atomica succede? Cioè, la volontà di Gesù o della Madonna, secondo noi, che volontà era? Com'era la volontà di Gesù della Madonna? Era una volontà anzitutto d'acciaio, a mio modestissimo avviso, nel bene.
Gesù e la Madonna i peccati non l'hanno fatti. D'accordo? Il diavolo poteva stare anche tutta la vita appresso a loro. E se l'ha tentata in tutti i modi. Peccato dentro la vita di Gesù e della Madonna non esiste. Già noi dobbiamo ricordare che la nostra volontà, e questi in pochi lo ricordano, quando si risolve, questo la Chiesa l'ha sempre insegnato, nel bene e usa i mezzi della grazia, perché la nostra volontà sta indebolita, i sacramenti c'è, è granitica, è d'acciaio anche lei nel piccolo. Tutti i problemi che noi ci portiamo dietro non risolti, ricordiamo sempre che non li abbiamo risolti perché non abbiamo avuto la buona volontà di risolverli. Ma se uno vuole proprio il massimo, cosa fai? Fondi la tua volontà con quella divina. La volontà divina è di acciaio nel bene. La volontà divina è, come dire, è impregnata, come dire, è, non so neanche in che termine esprimere, è impregnata di amore. Dio non muove, non si muove, non fa nessun gesto volontario che non sia motivato dall'amore. Amore che non vuol dire essere sempre sdolcinati, assolutamente, d'accordo? Però c'è anche uno stile, cioè che sta nella divina volontà, si vede i toni, i modi, i tratti, traspaiono cielo, d'accordo? Cioè, chi ha visto la Madonna rimane incantato dal fatto della, non soltanto della sua bellezza straordinaria, ma dicono chi l'ha vista che ha un amore, una dolcezza, una bontà disarmanti, cioè innamoranti, cioè completamente divini. Per cui non possiamo, cioè, se queste cose in noi non si vedono, non stiamo fusi con la divina volontà, sicuro, d'accordo? Perché se lo fossimo saremmo così. Nella volontà, nei desideri e nell'amore. Che cosa desiderano Gesù e Maria? Quali erano i desideri di Gesù e di Maria? Possiamo anche dire quali erano le intenzioni di Gesù e di Maria. Ah, Gesù e Maria desiderano adempiere il primo comandamento, l'amore di Dio con tutte le forze, con tutto il cuore e con tutto noi stessi. Il secondo, l'amore del prossimo. Poi desiderano fare tutte le cose per la massima gloria di Dio. Poi desiderano la salvezza di tutte le anime. E poi desiderano, per l'amore che li muove verso Dio, riparare tutti i peccati di tutta l'umanità. Cioè fare in modo che Dio non veda nient'altro se non il loro amore e che quasi diventi cieco sul resto dei peccati per quanto sono ben riparati da Gesù e da Maria. Basta, questa è la loro vita. Fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri e nell'amore. Attenzione, ecco la funzione riparatrice vicaria. Tenete presente che Luisa era un'anima vittima. Prima di vivere in stato di fusione con la divina volontà, il ministero delle anime vittime non è altro che una continuazione storica del ministero, si chiama così tecnicamente, di sostituzione vicaria che Gesù ha operato per noi. Cosa ha fatto Gesù? Gesù ha pagato peccati non suoi, si è offerto in sacrificio per gli altri, d'accordo? Quindi il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Padre, punisci me e salvi i miei fratelli. Questo ha fatto Gesù. Cosa fanno le anime vittime? Si dedica a cosa? Uguale. Mi offro io, mandami le sofferenze, mandami la stigma, mandami il demonio a ammazzarmi di botte, fai quello che vuoi. Basta che tu fai grazie e misericordia ai miei fratelli e che a loro li perdoni. Ci penso io, pago io. D'accordo? Questo è quello che fa un'anima vittima. Nella divina volontà, però, si fa un'altra operazione, cioè. Cosa fanno gli altri uomini? Offendono Dio? Sì. Non ci pensano neanche minimamente a dargli gloria, a dirgli il ti amo. Lo faccio io per loro. Questa è una cosa fondamentalissima, eh. E guardate che è mia fermissima convinzione, e ci parlo in continuazione, più tempo passa e più me ne convinco di questa cosa qui, che se vogliamo fare del bene all'umanità, lasciamo perdere le modalità, come dire, di relazione, di combattimento umano. Le polemiche, le dispute, le rivoluzioni, eccetera, e facciamo questo, cosa molto mariana, tra l'altro. Allora,
Fondiamoci nella volontà, nel desiderio e nell'amore. Spieghiamo. Per potermi fondere nei desideri, nella volontà e nell'amore di tutte le creature affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere. Allora, che cos'è questa operazione tutta spirituale? Mi fondo nella divina volontà, perché la sua volontà sia la mia, i suoi desideri siano i miei, il mio amore sia il suo. Ma nella divina volontà, come sappiamo, sono, sussistono tutte le creature che sono, che furono e che saranno. Allora io lì dentro ce le trovo e attraverso l'anello della divina volontà, fuso con la divina volontà, io posso fondermi con tutte le creature. Perché cosa? Per poter portare io con un atto volontario e cosciente il divin volere in quegli elementi, in quei cuori, in quelle volontà che non lo conoscono, anzi magari lo offendono in continuazione. E questo a quale scopo? Duplice. Uno, di riparazione e secondo, di impetrazione per loro della conversione. E poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle tue per potermi fondere in tutte le particelle delle creature. Attenzione a quello che dice, per darti per tutte quell'amore, quella gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano. Quindi io attraverso di volere entro, giro. Cominciamo a familiarizzarci con questo termine che poi presto lo troveremo molto negli scritti di Luisa. Giro in tutte le creature e fuso col tuo divin volere, entro in ciascun cuore e ti dico, Signore mio, ti amo, ti lodo, ti benedico e ti ringrazio per tutto, d'accordo? E ti supplico, manda il regno del tuo Fiat Supremo in questa creatura, in tutte le creature. E ti chiedo di suggellare questo mio atto, Gesù, con la tua benedizione per me e per tutti. Allora, capite la differenza che c'è tra le opere di Dio e le opere degli uomini? Facciamo un altro esempio per far capire come si combattono le battaglie divine, no? Allora, San Luigi Maria Monfort scrive nei suoi scritti, poi commentiamo la seconda parte, questo c'è una piccola parentesi. Che la Madonna odia Satana, lo sapevate? Odia, attenzione, non solo che lo odia di odio infinito. San Luigi scrive nel Trattato della Vera Devozione: c'è una sola inimicizia, una. Cioè, Dio è amore, no? Dio è, ma Dio ha creato una inimicizia, l'ha creata lui, una inimicizia, una. Quella tra la divina volontà fatta persona, che è la Madonna, e la propria volontà fatta persona, che è Lucifero, poi diventato Satana. Proprio stanno, sono l'opposto l'uno dell'altro. La Madonna è raffigurata sempre in atto di schiacciare la testa a questo qui. Quindi, odio infinito della Madonna nei confronti di Satana. Allora, domanda, no, io non rispondo, la pongo agli ascoltatori di questa catechesi perché è una domanda, perché vede, molte volte noi non arriviamo a certe cose perché non pensiamo bene, non ci riflettiamo, non meditiamo. Allora, come esprime la Madonna il suo odio nei confronti? Perché ce l'ha, lui lo odia a Satana, eh? Gli dice un sacco di parolacce, comincia a dire mannaggia al demonio che tu possa sprofondare nell'inferno, maledetto. Attenzione che sono cose di per sé stesse queste qui che non è che non si possono proprio dire, eh? Si potrebbero pure dire queste qui. Ma la Madonna secondo noi fa così. Quindi il suo modo di combattere il demonio è lanciargli gli accidenti? Oppure quando ne combina qualcuna delle sue, le combina in continuazione, lanciargli gli accidenti magari in stato di alterazione, cioè arrabbiarsi e dire ma sto maledetto, ma che possa sprofondare l'inferno? Come potrebbe venirci a noi? Fa così la Madonna? Ce la immaginiamo a fare così? Andiamo a fare ad esempio un pochino più concreti. La Madonna vede che un suo figlio ha bisogno di conversione. Che cosa fa? Come lo converte? Sta sbagliando, eh?
Non è che sta facendo bene, sta sbagliando. E se sta sbagliando, vuol dire che c'è, molto semplicemente, il regno di Satana in quel cuore. Cioè, noi figli di Dio, non, cioè, io lo capisco che se un laico sente dire, ah, una persona sbaglia, tu dici che c'è il regno di Satana, ma tu sei matto. Ma Gesù nel Vangelo ci dice che esistono i figli del regno e i figli del maligno. Non è che i figli di Satana sono quelli che chissà che hanno fatto, vanno a fare le messe nere. No, no! Il figlio compie le opere del padre, ricordate il Vangelo di San Giovanni, quando Gesù glielo dice ai farisei, voi fate le opere del padre vostro. E quelli dicono, ma noi abbiamo per padre Abramo. No, no, voi fate le opere del padre vostro. E dice, voi avete per padre Satana, voi che prendete gloria gli uni dagli altri. Lo dice Gesù, è capitolo non sesto, è il discorso contro i farisei nel Vangelo di San Giovanni. La polemica, il discorso su Abramo. Allora, una persona che sbaglia, chiunque sia, d'accordo, dall'ultimo essere inutile del pianeta Terra, a un figlio della Chiesa, a un ministro della Chiesa, d'accordo? Sbaglia. E se sbaglia, qual è la sua lettura nella divina volontà di una persona che sbaglia? Sta compiendo delle opere di Satana. Potrebbe farlo dolosamente, quindi potrebbe sapere quello che sta facendo, oppure potrebbe farlo inconsapevolmente. Magari pensa pure che sta a fa bene. D'accordo? Ora, problema della Madonna, dobbiamo schiacciare la testa a Satana dentro questo mio figlio. Come facciamo? Cosa fa la Madonna? Cosa fa? Va da lui e gli dice: uè, disgraziato, delinquente, guarda che tu hai fatto questo, 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 questo e questo. Se non la smetti, inferno. Io sto facendo un pochino il pagliaccio, sto un pochino caricando le questioni per far capire il concetto, no? Cosa fa la Madonna? La Madonna prende quella povera anima, se la mette nel cuore, d'accordo? E comincia a pregare, nostro Signore, a pregare per la sua conversione. La Madonna comincia ad offrire a nostro Signore tutte quante le sofferenze che ci ha avuto sul pianeta Terra. E la Madonna farà in modo di far arrivare prima la coscienza di questo povero figlio con i richiami interiori, poi magari mandandogli qualcuno, chi con amore, con dolcezza, con delicatezza, cercherà di fargli aprire gli occhi. In modo tale che nel rispetto di quella coscienza e di quella volontà, anche se perversa, che comunque deve essere rispettata, la persona possa rientrare in se stessa, capire il male che sta facendo e volontariamente, liberamente abbandonarlo, confessarsi ed entrare in grazia di Dio. Punto e basta. Così si combatte Satana. La forza della Madonna sono anche tutte quante le preghiere che ha fatto quando era sul pianeta Terra, nella divina volontà. Tutte quante le sofferenze che ho offerto è una divina volontà che le prende e le presenta al trono di Dio. Se trova una volontà perversa e ostinata nel male, non riuscirà questa operazione, d'accordo? Ma una volontà perversa e ostinata nel male non la vincerebbe utilizzando altri sistemi, non lo farebbe. Voi pensate che c'è chi dice addirittura che mentre, questo lo scrive anche San Luigi Maria Monforte, e io ci credo, lo dico subito, io ci credo. San Luigi scrive che mentre Gesù Cristo, e questo si vede benissimo anche negli scritti di Luisi, i passaggi in cui Gesù parla e parla abbastanza seriamente anche dei cosiddetti castighi di Dio, cioè mentre Gesù, sì, è il nostro avvocato, è il nostro salvatore, è pieno di dolcezza e di mitezza, ma è anche Dio. E quindi in Dio non c'è solo la misericordia, c'è anche la giustizia. Giustizia che in certi momenti ha le sue esigenze, devono essere soddisfatte. Punto. Cioè, la Madonna no. Questo si vede negli scritti di Luisa, nella dottrina di San Luigi Maria Monforte e, perdonatemi, negli scritti stupendi di Maria Valtorta. La Madonna è solo amore, solo misericordia. Solo amore, solo misericordia. Quindi le battaglie che lei. E attenzione, la Madonna tra le. Attenzione! La Madonna è l'unico essere umano, l'unico che
fusa con la divina volontà nel momento della sua immacolata concezione per libera scelta, perché Dio gliel'ha proposto negli scritti. La Vergine Maria nel regno della divina volontà si vede che appena concepita Dio gli chiede: vuoi tu rinunciare alla tua volontà e non fare mai un atto di volontà tua in tutta la vita terrena? Sì, lo voglio. Il giorno della sua assunzione, questo sì lo voglio, non solo che era intatto ed integro come l'istante del concepimento, era arricchito di tutte quante le ratifiche ininterrotte, secondo dopo secondo, che ha avuto tutta quanta la sua esistenza. L'unica a portare in cielo il dono della divina volontà così come l'aveva ricevuto, e questo primato gli resterà in eterno, Perché? Perché Adamo ed Eva ce l'avevano avuto subito, ma l'hanno perso. Luisa e i figli della divina volontà lo hanno riavuto, ma non subito, non dall'istante del concepimento, sicuramente non dall'istante del concepimento, d'accordo? Noi sappiamo che il dono mistico straordinario dell'unione con la divina volontà, Luisa ce l'ebbe abbastanza avanti negli anni, no? Capite? E chi è l'unica che ha mantenuto il filo ininterrotto? La Madonna. E quindi chi è quella che meglio di tutti ci può fare scuola di divina volontà, studiandocela, e anche storia di come si combatte il suo nemico principale, perché l'inimicizia divina è tra Satana e Maria, è tra i figli di Satana e i figli di Maria. E come combattono i figli di Maria, i figli di Satana, veri o profondi, o presunti? Sentiamo, come li combattono? Con quali armi? Con quali modi? Con quali forme? Quali? Quelle del mondo? Quelle di Satana stesso? Quelli della critica? Quelli dell'attacco? Quelli dell'accusa? Quelli del giudizio? Quelli del fare nomi e cognomi di chi sbaglia anche pubblicamente? Quello del respingere, quello del rispondere al male col male, all'accusa con l'accusa, all'oltraggio con l'oltraggio. Fanno così i figli di Maria? Siamo sicuri che fanno così? Così si combattono le opere di Satana? Vere o presunte? Io ho molti dubbi. Molti dubbi. Io ritengo che si debba guardare al divino volere e combattere in questo modo. Le nostre battaglie non sono contro creature di sangue e di carne, scrive San Paolo, sono contro gli spiriti del male. Come si vincono gli spiriti del male? Come? La trasmissione del Vangelo? Col digiuno? Con la preghiera? E poi ce n'è un'altra, è con l'amore. Non ci sono altre cose da fare. Non ci sono altre cose da fare. L'odio a Satana nella Divina Maria significa amore infinito a Dio e amore infinito ad ogni creatura umana che, quando diventa mostruosa, è solo perché è, come dire, intrappolata nelle grinfie di Satana e bisogna togliergli quegli artigli dall'anima. E questo non si fa a forza di sganassoni. Si fa con la preghiera, si fa con la sofferenza e si fa con l'amore. Certamente con amore vuol dire anche la verità, Attenzione, amore vuol dire la verità, ma la verità va sempre detta con calma, con dolcezza, con rispetto, a tempo, luogo e forma opportuna. Gesù non strillava, Non griderà né alzerà il tono, non farà udire nelle piazze la sua voce. Isaia 11. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Io queste cose le ho interiorizzate dentro questo mondo della Divina Volontà e a prezzo di grandi sofferenze. Per cui quando io dico anche di me stesso Inri, io non ritorno indietro. Vuol dire che queste cose, io le ripeto, le ho maturate nel cuore e nella sofferenza. E ne sono fermissimamente convinto.
apertissimo a chi volesse con calma dimostrarmi il contrario. Ma penso che sia difficile dimostrarlo. In quegli scritti di Maria Valtorta che citavo, a un certo punto le presenta, non si trova nel testo di Roschini, perché è una delle parti cult, diciamo così, di quell'opera meravigliosa che era Madonna negli scritti di Maria Valtorta. A un certo punto stavano in una conversazione con altre donne, non mi ricordo se c'era Maria di Leofamo o chi altro, si lamentavano di delle cose gravi, cioè, dice a un certo punto però dice, ma questa situazione Dio deve intervenire, deve punirle, deve fare qualcosa. E Maria di Nazareth, Santissima, taceva. Allora a un certo punto uno dice, ma scusa Maria, ma non sei d'accordo? Ci vuole anche la giustizia in certe circostanze. Io queste cose sono le cose che non me le dimenticherò mai, perché sono quelle che mi hanno fatto innamorare di questa divina creatura. Dice, alza gli occhi, fa un sospiro, dice, sì, ci vuole la giustizia. Però se dipendesse da me, vorrei che esistesse soltanto la misericordia. Attenzione, la Madonna non è la misericordina a quattro soldi, cioè il concetto di misericordia che perdoniamo tutti, vanno tutti in paradiso. Non c'è niente a che fare quello che sta dicendo con questo. È una cosa molto profonda. E comincia a dire: ti immagini in che situazione si trova il peccatore, una persona che pecca senza Dio, senza la sua grazia, anzi, sta sotto, come dire, sta sotto giudizio divino, quindi già sente nella sua coscienza i rimorsi e l'orrore del giudizio di Dio. Bisogna aiutarlo. E quindi speriamo che con il nostro amore e con la nostra preghiera possa tornare sulla retta via. Beh, se questa non è la Madonna, io ho sbagliato mestiere. E se la Madonna è la creatura fusa con la divina volontà, si fa presto a fare il sillogismo, no? Qual è la divina volontà? Come si combattono le battaglie di Dio? Nella divina volontà. Concludo il commento dell'atto di fusione. Vita mia, Gesù, mi fondo tutto nella tua santissima umanità e divinità parte per parte, perché la tua umanità ha per centro di vita la divina volontà. E chi vive in essa vive in questo centro, attenzione, diffondendo luce dovunque e a tutti. La divina volontà negli scritti è paragonata ad un sole, e i figli del divin volere sono paragonati a dei piccoli soli. Cosa fanno i piccoli soli che brillano di luce riflessa dal divin volere? Illuminano. Il sole cosa fa? Illumina. Portano la luce della verità. A tutti. Il sole porta anche il calore, il sole riscalda. Quindi sono portatori di amore, di unità, di comunione. Il sole, sappiamo che al suo interno viaggia ad altissime temperature. E alla luce del calore del sole si fonde tutto, eh. Se buttassimo qualcosa dentro il sole, non farebbe manco in tempo ad arrivarci, che sarebbe completamente. Sono i distruttori delle tenebre, del peccato, in sé e fuori di sé. Attenzione però a come si distrugge il peccato. Il peccato si distrugge come l'ha distrutto Gesù e come l'ha distrutto la Divina Maria. Fondo quindi, mio Gesù, la mia intelligenza nella tua intelligenza, bellissimo. La mia memoria nella tua memoria, la mia volontà nella tua divina volontà, le nostre facoltà superiori, le nostre facoltà spirituali, noi dobbiamo fare in modo, dobbiamo portarle, è un dono, cioè dobbiamo renderci conto. Io non posso essere certo che in questo momento il mio intelletto sia fuso con il divino intelletto, non posso essere certo che la mia memoria
sia fusa con la divina memoria, non posso essere certo che la divina volontà sia fusa con la divina volontà. Non ne posso essere sicuro. Però se noi moltiplichiamo gli atti, se noi ci sforziamo, se noi qualche cosa dovrà succedere. D'accordo? Quindi rimanendo sempre nella Valle Santa dell'umiltà e pensando sempre di essere gli ultimi nulla più il peccato del pianeta Terra, e auguro a tutte quante le persone che, diciamo, mi ascoltano, non mi piace neanche dire mi seguono perché si segue solo nostro Signore Gesù Cristo e non gli esseri umani che lo rappresentano. Ecco, ma spero che nessuno si pensi di essere qualcosa, che meno che mai si pensino che sia qualcosa questo poveretto che sta parlando. Ecco, che se dice qualcosa di sensato c'è soltanto che da ringraziare Domine Dio, non lui. Ma la nostra massima aspirazione è che le nostre facoltà spirituali siano fuse. San Paolo scrive nelle sue lettere: noi abbiamo l'intelletto di Cristo, noi abbiamo il nous di Cristo in greco. Capite? Cioè, se il nostro intelletto si fonde con la divina intelligenza, figlioli miei cari, cominciamo a pensare abbastanza dritto, a non avere pensieri distorti e alterati. E se la nostra volontà è fusa con quella divina, se la nostra memoria, a che cosa pensi? Quali sono i ricordi che tu hai? La memoria, la facoltà importantissima. I santi a che cosa pensano? Che cosa ricordano? Gesù, le cose vissute con Gesù, le esperienze vissute nella preghiera con Gesù, i contatti con Gesù, le cose belle che la gloria di Dio forse ha realizzato in loro, le cose belle ricevute dal prossimo, d'accordo? Dimenticano i peccati del prossimo, non ci pensano proprio, non stanno a rimuginare o a rievocare, non ci pensano. Non ci penso. Ancora fondo il mio sguardo nel tuo sguardo, il mio olfatto nel tuo. Vedete gli atti indifferenti, no? Io adesso sto respirando. Se esco di camera e mi avvio verso la chiesa, dove andrò tra poco, se Dio vuole, a celebrare, sentirò i profumi dei fiori, forse il profumo del fumo dei camini accesi, no? È un'attività olfattiva. Quell'attività olfattiva va fatta nel divino volere, cioè noi non ci pensiamo, ma fare un'attività olfattiva nel divino volere vuol dire che io sto dicendo a Dio, per questo senso che tu mi hai dato, perdonatemi, sono io, ti ringrazio perché il senso dell'olfatto è un senso meraviglioso. Chi te l'ha detto che tu devi odorare, devi sentire i profumi e gli odori? Dove sta scritto? Hai studiato, sai cosa ci sta dentro questo naso? Quali meccanismi chimici vengono messi in atto perché tu possa sentire gli odori? E non è una cosa bella che il Signore ti ha dato, e non bisognerebbe dirgli grazie. Con un atto nel divin volere, questo poi lo vedremo meglio, produce tre effetti. Porta a Dio il mio grazie per questa cosa che mi ha dato, quindi il senso dell'olfatto, io lo ringrazio il Signore che me l'ha dato. Lo devo ringraziare. Non possiamo trascorrere la vita a stare sempre a fare il conto di tutte le cose che non funzionano. Del fatto che Dio mi ha dato, io lo devo ringraziare. Degli occhi che Dio mi ha dato, lo devo ringraziare. Delle orecchie che Dio mi ha dato, lo devo ringraziare. Non solo, ma dentro questo nasino ci sono delle cellule preposte alle operazioni. Cellule che sono a loro modo intelligenti, eh. Tutti quanti gli studi che noi sappiamo adesso sulle cellule staminali sono uno spettacolo. D'accordo? Quelle cellule che prima di diversificarsi e specializzarsi si chiamano totipotenziali, quindi hanno in sé, capite? E poi per misteriosi procedimenti si specializzano. E quindi stanno le cellule specializzate per fare questo lavoro. Allora, le cellule non hanno intelligenza, anche se sono intelligenti, ma io devo mettere il mio ti amo in quelle cellule, perché quelle cellule hanno preso vita da Dio e qualcuno deve dirgli grazie per il fatto che siano state create come cellule olfattive. E glielo devo dire io. Ma poi, tra tutti quanti gli esseri umani che vivono nel pianeta Terra, voi avete mai sentito dire a qualcuno: ti ringrazio, Signore, per l'olfatto che mi hai donato? E forse quegli altri non li sentono gli odori? Come mai non hanno detto mai grazie a Dio per questo? Glielo dico io. Quindi fondo il mio sguardo nel tuo sguardo, il mio olfatto nel tuo, Gesù.
ancora la mia voce nella tua voce. Poter parlare, anche se molto spesso si parla troppo, fin troppo a valle, è un dono di Dio. Le corde vocali sono uno spettacolo unico della natura. La voce, sapete che la voce è un unicum inconfondibile, cioè la voce è uno dei segni distintivi. Voi pensate a tutti quanti i segni distintivi della personalità, no? Ma pensate anche al prodigio di ogni singola persona che è un unicum. Tu che mi stai ascoltando sei un unico, la tua voce è unica. Le tue impronte digitali sono uniche. Ci sono dei segni di noi che sono inconfondibili. Quando uno sente la voce di una persona, lo riconosce subito, d'accordo? La voce è uno dei segni distintivi della persona. Fondo la mia voce nella tua voce, il mio udito nel tuo. Ma non rifaccio tutto quanto lo stesso discorso dell'olfatto, ma è la stessa cosa. Andiamo a studiare l'orecchio, guardate che meccanismo particolare che presiede al senso dell'udito. I martelletti che si muovono, le amle, i timpani, eccetera. Chi ringrazia il Signore per tutte queste cose? Per sé, nel senso e per tutti. Noi, quando ci fondiamo, fondo le mie mani e le mie opere, le mani. Le mani sono un prodigio, noi non ci pensiamo. Le mie opere, nelle tue mani e nelle tue opere. Il mio palpito, il nostro cuore che batte. Ecco, adesso ci sono gli strumenti di misurazione, gli smartwatch o le altre cose che se li mettiamo al polso ci fanno vedere come batte il nostro cuore. Il nostro cuore, il palpito cardiaco, è uno spettacolo, è una bellezza. Ma il nostro cuore deve battere all'unisono con quello di Gesù e in quello di Gesù e in quello di Maria. Il respiro. Altra cosa bellissima. Da fondere con la divina volontà. La circolazione del mio sangue. Allora, io molte volte, io ho un familiare stretto che ha studiato bene, ad esempio, la biologia, altri la medicina, ma io se ci avessi tempo me li prenderei tutti i libri di biologia e di anatomia del corpo umano e mi starei lì, poi li vedremo, a fare i giri nel Fiat Creante, ci passerei le giornate intere, cioè a rivedere tutti quanti questi capolavori che ha fatto la Divina Bontà e a dargli gloria, a dargli culto. Sapete quanto sarebbe più bella la vita? D'accordo? La nostra stagione a guardare tutti quell'elenco di film degli orrori che stanno dentro i telegiornali, d'accordo? E non ringraziare il Signore per le molte cose belle che ci ha donato e che ce le ha donate comunque. Per questo che vi dicevo che la vita nella Divina Volontà è qualcosa di meraviglioso. Io spero che possiamo comprenderne la grandezza e l'importanza e possiamo fare di tutto per provarla, per provare a viverla. Bene, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ci aggiorniamo la prossima settimana per una nuova puntata. Vi auguro buone fusioni con la Divina Volontà. E ricordiamo che oltre a quest'atto di fusione ci sono gli atti di fusione piccola e ricordiamo che la vita di fusione con la volontà di Dio è una vita cercata in ogni istante, in ogni momento. E possiamo supplicare al Signore che ci conceda unione mistica di fusione con la Divina Volontà? Con calma, che lo possiamo chiedere, con calma e con umiltà. È un dono grande. Se il Signore ce lo vorrà dare, lo accogliamo volentieri. Se non ce lo vorrà dare, va bene lo stesso e cercheremo di fare il possibile, almeno per raggiungere la fusione ordinaria con la Divina Volontà. Una santa settimana a tutti. Ave Maria.